essere strano, senza niente di umano. È qualcosa che cresce, che ogni giorno diventa più grosso, con una testa abnorme, smisurata, tutta forme, come una donna sempre incinta di se stessa. Il mercato è un neonato opulento, ossequiato dal mondo. È un bamboccio gonfiato, ingrassa anche senza nutrice. Non ha bisogno né di cibo né di sogno, siamo noi tutti la sua grande incubatrice. La chitarra suonava, ogni nota passava straziante dal petto del cuore, era un urlo di rabbia, però stranamente era anche un canto d'amore. Era un ritmo così sconvolgente per il corpo, per la mente, e la sala scoppiava di gente di grande allegria. Quella nota era mia, la chitarra suonava senza smettere mai, ed ognuno di noi si sentiva così liberato, senza rendersi conto che anche lì si imponeva la follia del mercato. Il mercato è demonio, il mercato è Dio. Il mercato è demonio, il mercato è Dio. Il mercato è uno squalo gigante, sempre più onnipotente. Così bieco e spietato, non ha impedimenti morali. Ha travolto il nemico nella furia del suo gioco. Uno alla volta si è sbranato gli altri squali. Mercato è un ordigno innescato, è un circuito completo, è la grande invenzione, è l'atomica dei più potenti, è una competizione tra le più disumane, senza pietà per il massacro dei perdenti. La mia moto correva, il mio corpo vibrava felice più forte del vento, è una grande emozione sentirsi immortali, anche fosse in un solo momento. Era un senso di grande furore, che è difficile da spiegare. Io volavo, molevo la sfatola come in balia di una grande euforia. La mia moto correva, ero solo al comando, mi sentivo di fuori dal mondo così liberato, senza rendermi conto che anche me stravinceva la follia del mercato. Il mercato è demonio, il mercato è Dio, il mercato è demonio, il mercato è Dio. Va bene. È insaziabile, non si accontenta mai. Lui per crescere ha bisogno di noi, ma stranamente non ha bisogno di gente che sceglie, no. È lui che sceglie per noi e determina la nostra vita con la sua quotidiana, invisibile presenza. Ma se un giorno di colpo lui sparisce, se di colpo ci trovassimo esclusi da questo meccanismo perfetto, così al di fuori da qualsiasi morale, in fondo è lui che ci procura benessere e ricchezza, che condiziona la nostra vita, la vita di ogni paese. Insomma, non c'è niente da fare. Oggi come oggi, chi rifiuta la sua logica rischia di non mangiare. Chi l'accetta con allegria subisce grave danno alle sue facoltà mentali, cioè l'annientamento totale delle coscienze. Insomma, oggi un uomo non è neanche
capace di scegliere se schierarsi decisamente a favore o contro di esso. Incredibile. Ma forse, se lo si sa, se ne si è consapevoli, si può determinare questa realtà senza pretendere di risolvere le cose con un sì o con un no. Ecco la grande sfida. Allenarsi a vivere senza certezze, con la certezza che qualcosa possa nascere da questa nostra contraddizione. Allora, forse, magari a fatica, troveremo altre energie. Allora, forse, si ritorna a pensare e a sognare, perché l'individuo non muore. L'individuo non muore. Resiste fra tanto frastuono. Resiste fra tanto frastuono. E si muove nel dubbio. E si muove nel dubbio. Che in fondo, da sempre il destino dell'uomo. E pian piano ritorni a essere vivo, più presente, più reattivo. La tua mente riprende a fiorare in un mondo sommerso, un percorso diverso. L'individuo non muore, trova nuovi ideali e riprova l'antica emozione di avere le ali, di avere le ali. Il mercato di avere le ali, il mercato di avere le ali, il mercato di Dio.